elegante, simpaticissima, con noi qui a Radio Bruno Gaia. Ciao Gaia! Ciao Geo, come stai? Molto bene, ma tu sei veramente quasi a casa tua, non a Sanremo, con tutto quello che ti rappresenta di più. Hai ragione, mi sono portata il mio salottino così da non sentire troppo questo isolamento. Un po' di piante, un po' di colori. Allora, hai portato comunque i colori della tua musica all'Ariston, su quel palco, in un'edizione molto difficile. Com'è stato a gestire l'emozione? Beh, l'emozione è tanta, è un palco che si fa sentire e senti la sua importanza, quindi quando sali, nonostante tu abbia già visualizzato, no, il fatto che non ci sia il pubblico, comunque devi scavare dentro di te, cercare di trovare un po' l'energia per dare quel quid in più e portarlo anche a casa. Però è veramente folle l'emozione. Io scesa dal palco ho iniziato a piangere come una pazza, perché è scesa tutta, cioè ho proprio avuto una scarica d'emozione immediata. Immaginiamo, tra l'altro ha proprio pianto anche lui, il tuo ex giudice Fedez, anche lui proprio ha avuto questa crisi finale. È vero, ma lo comprendo, perché è veramente tanta l'emozione che può regalarti quel palco. E spesso, anche parlando con comunque artisti che hanno già calcato quel palco e chiedendogli consigli, speravo che mi addolcissero la pillola, invece no, è esattamente così, è esattamente penetrante la sensazione che si prova quando si canta su quel palco. È importante e senti la sua importanza e la sua storia mentre lo fai, quindi la responsabilità un po' c'è. Allora, mentre appunto dicevi consigli, c'è qualcuno, qualche artista che possiamo svelare, che si è fatto sentire nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, per darti il viva al lupo? Mi sono sentita con Laura Pausini, che tra l'altro ho visto anche backstage di sfuggita, perché è tutto molto controllato, che ama la follia, che mi ha scritto dei messaggi stupendi ed è veramente un'anima speciale, si merita tutto quello che le capita ogni giorno e tutto il successo che ha. Volevo anche salutarla perché ha vinto i Golden Globe e si merita tutto, quindi anche ricevere dei messaggi di insomma, sai, supporto da parte sua è per me un sogno, quindi sì. Vogliamo parlare della tua canzone, vogliamo spiegarla, soprattutto quando è nata? Cuore Amaro è nata l'estate scorsa, quindi stavo a casa, nella mia casa di campagna, no? E ho chiesto a molti miei amici con cui scrivo di solito di venire. Ci siamo tamponati tutti, abbiamo fatto una settimana full immersion di scrittura creativa un po' vecchio stile, perché lo Zoom stava già iniziando ad essere abbastanza pesante, e quindi abbiamo scritto Cuore Amaro l'ultimo giorno, tra l'altro, quando di solito si depongono le armi e non si vuole più sapere nulla della musica, ci si vuole solo diciamo rilassare. Invece abbiamo scritto uno dei pezzi per me più importanti, e Cuore Amaro parla un po' della mia storia. Racconto di tutto quello che ho vissuto, dei momenti difficili, dei momenti che mi hanno messa in difficoltà, però che sono serviti tantissimo, mi hanno dato gli strumenti emotivi per essere qui ora e affrontare un palco come quello di Sanremo con un'altra consapevolezza. Quindi è, diciamo, una canzone celebrativa e di gratitudine verso tutto quello che ci capita nella vita. A proposito di celebrare, questa sera, nella serata di giovedì, soltanto a dire il titolo io ho la pelle d'oca per questo omaggio a Tenco. Sì, magico. Mi sono innamorato di te, di Tenco, è uno di quei brani magici, senza tempo, e che non hanno bisogno di spiegazioni. Ogni volta che senti una canzone come questa ti pervade il cuore, e volevo portare questa sensazione sul palco e creare una piccola bolla intima tra me, Luz, l'orchestra e il pubblico a casa, ma che fosse intima, come se fossimo tutti nella stessa stanza. Questo è un po' il nostro obiettivo per stasera. Vediamo l'ora quindi di ascoltarlo. A proposito di cose personali, intimità, ma le forbici le hai portate? Hai già iniziato a modificare qualcosa? Certo che sì, ovviamente ho già tagliato magliette tutte, qualsiasi cosa. Tra l'altro anche i pantaloni oggi, che sembrano pantaloni, sono una tuta che io uso a pantaloni. Insomma, sto già facendo le mie varie i miei vari esperimenti di moda. Mi porto sempre la forbice da sarta, ecco. Ma sai che diciamo la casa, perché sembra che poi io sia una serial killer a girare con delle forbici. No, precisiamolo, è un artista 360 gradi. Tra l'altro
faceva così e continua a farlo anche Loredana Bertè. Una volta con i cuscini di un albergo ha fatto un cappuccio per un abito di scena proprio a Sanremo. Quindi insomma succede anche questo. Assolutamente, ma poi lei è pazzesca e sul palco si vede, cioè che c'è il suo e c'è la sua impronta, questa cosa è bellissima. Gaia, allora andata la prima, come si affronta il palco per queste altre due serate, giovedì e la finale? Allora stasera cantiamo tutto, quindi c'è una grande ansia che pervade nel mio corpo, però sono molto contenta ed emozionata. Le prossime credo che saranno più in discesa, spero, questa è una speranza, perché insomma pian piano che si va avanti si prende anche più confidenza con il palco e si può essere anche più diretti e dritti con il pubblico e concentrarci anche un po' di più sulla performance e non sulla tensione e l'ansia, ecco. A proposito, grazie che non hai sottolineato che ormai io non ragiono più, cioè giovedì, venerdì e anche sabato, bisogna cantare un pochino di più. Allora, esatto. Grazie. No, non so che fare. Ma questo Sanremo, comunque in tutta in sicurezza, a distanza, è sempre un frullatore, che lo si viva pienamente come carrozzone oppure no, quindi a un certo punto non si capisce più che giorno sia. Gaia, esatto, grazie mille di essere stata con noi, davvero. Grazie a voi, un bacio a te e un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.